Completato nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il restauro del monumento funebre a Pier Candido Decembrio, umanista alla corte dei Visconti. Cristina Sanna Passino. Sono arrivati dal Centro Conservazione e Restauro di Venaria Reale a Torino l'equipe di restauratori e storici dell'arte che dopo 2 anni di lavori hanno fatto risplendere a Milano il monumento funebre dedicato in Sant'Ambrogio a Pier Candido Decembrio, colui che a metà del 400 diede forma all'umanesimo ducale, di contro a quello civile fiorentino. Lui era quello che oggi potrebbe essere un grande segretario particolare del duca Filippo Maria Visconti. E ne scrisse la vita. È morto Filippo Maria, il poveretto subì le disgrazie di tutti i grandi notabili dei principi e dovette navigare per l'Italia. La lapide la scrisse lui stesso, ma il fastoso sepolcro in pietra calcarea scolpita si deve alle finanze della seconda moglie, Battistina, restaurato oggi grazie al sostegno di Ubipra America SGR. Era una famiglia agiata, quella della moglie, tanto che costruì questo particolarissimo monumento funebre che riconosce evidentemente il valore civile dell'attività di Pier Candido Decembrio. La meravigliosa arca è solo l'ultimo dei tanti gioielli della basilica voluta da Ambrogio nel secondo secolo d.C. a Milano, la madre e la regina di tutte le chiese lombarde. È un gioiellino, tra l'altro messo qui in atrio, di questa basilica che è straordinaria sotto tutti i punti di vista e che merita davvero di essere conosciuto.